Questo dipinto è mal conservato poiché quasi tutti gli strati finali di colore mancano. Nonostante ciò, lo possiamo considerare tra le opere più belle prodotte da Dürer durante il secondo soggiorno a Venezia. I vari tentativi di identificare la modella ritratta non hanno portato a degli esiti definitivi. La figura della Madonna, rappresentata sovradimensionata nella navata di una chiesa gotica, allude al fatto che la Madre di Cristo è stata spesso descritta come Templum o Domus Dei, poiché Cristo, durante la sua incarnazione, visse in lei come in un tempio. Questo pannello era l'ala sinistra di un dittico, l'altra parte è perduta. Sebbene in precedenza singoli proverbi fossero stati rappresentati nell'arte fiamminga, questa è la prima immagine a crearne un intero mondo. Si tratta di detti tradizionali che mostrano l'assurdità di molti comportamenti umani oppure illustrano i pericoli della follia che può portare al peccato. Cupido, o se preferite amore o ancora Eros, è il protagonista del dipinto, dio dell'amore e del desiderio. L'amore vince su tutto e infatti ai suoi piedi giacciono inermi gli strumenti delle scienze, delle arti e della guerra, e quindi il sorriso del giovane dio è anche di soddisfazione, di vittoria. È interessante che qui Tiziano abbia omesso qualsiasi riferimento alla sua occupazione. L'unica allusione biografica è la catena d'oro, simbolo del cavalierato donato al pittore. In questo autoritratto Tiziano ci appare senza gli strumenti del suo mestiere, ma è rappresentato come se fissasse una tela invisibile di fronte a sé. Chiamata anche Madonna Colonna dal nome della famiglia romana principesca e papale, quest'opera rappresenta una Maria interrotta nella lettura dal proprio bambino. Gesù guarda lo spettatore mentre si attacca alla scollatura di Maria in cerca del latte materno. Questo dipinto è il pannello centrale della predella della Pala di Pisa. Masaccio realizza i ritratti realistici del committente e di suo nipote a destra e regala a tutta la scena un grande realismo. In lontananza il paesaggio sfuma per effetto di quella che viene chiamata prospettiva aerea. In questo tondo regna una rigida struttura simmetrica nella composizione con le figure a grandezza naturale e i colori finemente sfumati. Circondata da 8 angeli senza ali, Maria sta allattando suo figlio. Gli angeli reggono gigli, simbolo della purezza di Maria, e sono impegnati nel canto, leggendo da un libro di inni. Il dipinto, noto come il cambiavalute, è anche interpretato come l'allegoria della miseria. Il lavoro di Rembrandt è intriso di alcune qualità che possiamo chiamare caravaggesche. L'uso di luce e ombra nella costruzione di composizioni è considerato parte dell'eredità di Caravaggio lasciata all'arte europea. Questa grande pala d'altare rappresenta la Vergine in trono e la scena della consegna della chiave di San Pietro. All'estrema sinistra c'è Sant'Emidio, patrono di Ascoli, Francesco è alle sue spalle, con Giovanni di Capistrano, combattente dei turchi che ha in mano uno stendardo. Sulla destra ci sono Luigi di Tolosa, vescovo, e Giacomo delle Marche, che tiene un ostensorio. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!